Anche Naturium ha partecipato al Sana 2015 di Bologna, il Salone internazionale del biologico e del naturale, giunto alla sua 27ª edizione. Una delegazione del progetto culturale, guidata da Giovanni Sgrò, si è letteralmente immersa nella grande area espositiva, chiudendo contatti e accordi particolarmente proficui e costruttivi con le più importanti realtà del settore green italiane ed estere. Di sicuro rilievo gli incontri avuti con le aziende emergenti nel panorama della biodinamica, la tecnica di allevamento, coltivazione agricola e lavorazione ortofrutticola, vinicola e casearia, che segue gli orientamenti dell'antroposofia steineriana. Un campo in grande crescita, visti i risultati ottenuti in termini di qualità convenienza dei prodotti e sostenibilità ambientale, che Naturium ha sposato, segue e propone già da alcuni anni nelle sue sedi di Rende, Montepaone, Satriano e nei centri affiliati come Roccella Ionica. Sì, ogni anno ci vogliamo essere presenti a questa fiera, fiera importante a livello internazionale, dove tantissimi produttori vengono a proporre i loro prodotti. Noi ci siamo perché vogliamo offrire ai consumatori di Naturium sempre i prodotti all'avanguardia, i prodotti interessanti dal punto di vista sia organolettico e anche nella convenienza, perché abbiamo i rapporti diretti proprio con le aziende. Più in generale, tutto il comparto bio è in forte crescita nel nostro paese, lo testimoniano anche i dati relativi alle presenze e agli espositori del Salone del Biologico di Bologna. Nel 2015 sono stati 700, in aumento del 25%, con un boom di buyer esteri accreditati, ben il 45% in più che nella scorsa edizione, a confermare che il biologico è oggi un settore traino in termini di produzione e consumi. Il bio in generale è un settore in crescita, soprattutto se paragonato, se parliamo dell'agroalimentare, soprattutto se paragonato rispetto al lieve calo che c'è stato nei consumi alimentari degli italiani. Mentre i consumi leggermente scendono, il consumo, del biologico, continua a salire a ritmi vertiginosi. Pertanto sì, è un settore in salute che cresce sempre di più. E che per la prima volta probabilmente abbiamo ascoltato nei giorni scorsi gli ultimi dati di mercato, non è l'esportazione a far da traino all'economia agroalimentare biologica, ma per la prima volta abbiamo un settore interno in crescita, quindi un mercato interno che ormai supera i 2 miliardi e mezzo di euro come valore assoluto. Per Naturium l'occasione è servita anche per accompagnare il lancio del nuovo libro del dottor Roberto Antonio Bianchi, un vecchio amico del progetto culturale che ben presto tornerà in Calabria ospite di Giovanni Sgrò e del suo staff. Bianchi, notissimo medico chirurgo, esperto di fama internazionale in scienza dell'alimentazione, specialista in igiene e medicina preventiva e in medicina del lavoro, da diversi anni dirige con successo la clinica Casa Salute a Cremona, dove studia e applica le terapie naturali mondiali per curare in modo non invasivo pazienti affetti da patologie anche gravi. Per il gruppo editoriale Macro ha recentemente pubblicato il libro Ricette per vivere sani fino a 100 anni. Lo stato di salute del biologico è molto trendy, si dice, cioè è di trend. È l'unica agricoltura in Europa che è in continuo aumento, è in continua ripresa, a differenza dell'agricoltura tradizionale. E quindi lo stato del biologico è uno stato di buona salute perché è cambiata la mentalità delle persone comuni. Prima era un po' il naturopata, l'appassionato, l'esperto che voleva il biologico. Oggi è il cittadino comune che vuole essere tutelato, perché sente che l'ambiente è degradato e sente che deve tutelarsi personalmente. Quindi è cambiata completamente la prospettiva. Oggi la maggioranza della GAUS, cioè della popolazione, vuole mangiare sano, vuole mantenersi sano e vuole avere degli anni di grande efficienza funzionale perché lo capisce come diritto. C'è sicuramente più informazione, anche se in molti casi è confusa e mancano alcuni dati di conoscenza tecnica, però è ovvio che l'Italia è il primo produttore europeo di biologico, intanto per cominciare, anche se non è il primo consumatore, perché il primo consumatore è la Germania e si sta cercando anche di migliorare la qualità del biologico, per cui direi che per me personalmente in epoca OGM il biologico è imprescindibile, cioè non è un elemento opzionale, è un elemento fondamentale per mantenere la nostra salute, perché solamente se noi ci manteniamo con un'alimentazione
almeno l'85% bio, cioè di coltivazione senza pesticidi, anticrittogamici di sintesi noi, e con cimi chimici, noi possiamo avere, ed sono dati tutti documentati, 6 anni in più di vita regalati solo per mangiare bio. E questo è assolutamente documentato, perché c'è una minore tossicosi nel sangue e quindi un minore sviluppo di cancro, malattie cardiovascolari e malattie da intossicazione degli organi strategici quali reni, cervello, cuore e fegato. Il vegan è l'astensione totale di qualsiasi prodotto di origine animale. La scelta latto-ovo vegetariana invece comprende, escluso l'uso di carne e pesce, e comprende invece latticini e uova anche di vari animali diversi, per esempio latticini di pecora, di capra e di bufala. Ora, è chiaro che un regime comunque più vegetale, cioè che introduca almeno il 90% di alimenti vegetali e biologici nell'alimentazione, è sicuramente più tutelato nei confronti delle grandi pandemie attualmente presenti: la sindrome metabolica, l'obesità, l'ipertensione, il diabete. Sono tutte malattie che ci affliggono, a me non affliggono proprio, ma affliggono la popolazione, perché si mangia male. Quindi un'alimentazione più vegetale è un grande fattore di protezione, perché apporta più fibra, perché riduce i grassi assimilativi nell'intestino e riduce anche i metalli pesanti, che sono oggi considerati una gravissima causa di morte. Se vogliamo chiudere con un consiglio alimentare ai nostri telespettatori, molto semplice: introducete nel vostro piatto del pasto una bella porzione di insalata mista tricomponente, con un ortaggio a radice, un ortaggio a frutto e un ortaggio a foglia verde, quindi per esempio pomodori, peperoni, olive come ortaggio a frutto, come ortaggio a radice carote, cipolle, porri, come ortaggio a foglia verde endivia, riccia, cicoria, catalogna, qualsiasi tipo di ortaggio verde. Questa triade di colori e triade di sapori e naturalmente anche di nutrienti essenziali, acidi organici, vitamine, sali minerali, potassio e soprattutto la vitamina C, consentono di iniziare il pasto non con la fogliolina di contorno, ma con una vera piatto di portata, che prepara il cibo agli elementi più sostanziosi, riduce l'appetito nel momento iniziale del pasto e prepara, pulendo completamente l'intestino, una migliore assimilazione del corpo. Questo è il primo consiglio che posso dare, e poi anche quello comunque di mangiare sempre costantemente vegetali bio in ogni pasto, possibilmente crudi, integrali e freschi, perché questo ci permette la minima densità energetica e la migliore assimilazione e pulizia del corpo. E l'altro consiglio che do, direi complementare al primo, è di consumare molti semi. I semi fanno parte della tradizione italiana mediterranea, e non sono solo le noci, ma sono anche le mandorle, le nocciole, i pinoli, i semi di sesamo, i semi di girasole, i semi di lino e anche gli ultimi delle altre tradizioni, come i semi di chia e di altri piccoli semi, che hanno una grande azione nella protezione sia del diabete che dell'ipertensione che della sindrome metabolica. Quindi un arricchimento di omega 3 e di alcuni elementi nutrienti fondamentali ci permette di mantenerci forti, sani e vitali.